Quali sono i vantaggi di un'osteotomia di ginocchio rispetto a una protesi di ginocchio? Lo scopriamo in questo video. Bene, bentornato, bentornata. Oggi parliamo di quali sono i vantaggi dell'osteotomia di ginocchio rispetto alla sostituzione protesica. E siamo alla terza puntata di questi video sulle osteotomie che hanno suscitato grande successo. Mi avete scritto in tantissimi. Se non hai visto i video precedenti, ti invito ad andarli a vedere sia su che cos'è l'osteotomia di ginocchio, sia su quali sono le indicazioni tipiche per i pazienti che possono candidarsi a questo intervento. Oggi però parliamo di quali sono i reali vantaggi di questo intervento e per farlo te li ho riassunti in questa grafica. Sicuramente il primo grande vantaggio è una riduzione del dolore, il dolore che viene provocato dall'artrosi di ginocchio, come lo sai, come ho già detto in un precedente video, attraverso il riallineamento dell'asse meccanico e quindi il ribilanciamento del peso che passa al 50% da una parte e dall'altra circa, il dolore si riduce notevolmente e il paziente può star bene per diversi anni. In letteratura addirittura si arrivano a delle distanze dall'osteotomia di benessere di circa 10 anni. L'altro grande vantaggio, a mio avviso uno dei più importanti, è che è un trattamento sì chirurgico ma estremamente conservativo. Non viene sostituito nulla, rimane il tuo osso, la tua cartilagine, la tua articolazione e quindi, soprattutto per le persone molto attive che praticano sport, è una soluzione straordinaria. Perché? Perché la protesi ovviamente ha delle performance rispetto al tuo ginocchio naturale inferiori, quindi soprattutto se fai sport in carico come correre, giocare a tennis, giocare a calcetto e via dicendo, ebbene, con la protesi puoi avere dei seri problemi per poter continuare a praticare questi sport. Con l'osteotomia, una volta che è guarito il cuneo che si è fatto nell'osso, ebbene, il tuo ginocchio è quello di prima, senza il dolore, quindi potrai tornare a fare esattamente tutti i tuoi sport o le tue attività che desideri. Un altro grande vantaggio di questo intervento è proprio che non viene utilizzato del materiale, non si va a sostituire sostanzialmente l'articolazione. Sì, si inseriscono dei mezzi di sintesi come una placca e delle viti che però generalmente non danno nessun fastidio al paziente e quando lo danno possono essere rimossi con un intervento semplice di rimozione e quindi mantenendo l'articolazione originale del paziente non si va incontro ad un'usura delle componenti. Quando si va a fare una sostituzione protesica del ginocchio, che sia essa completa, quindi di tutto il ginocchio o di solo una parte del ginocchio, è inevitabile che quelle componenti abbiano una durata, un'usura. Esattamente come gli ammortizzatori di una macchina non sono per sempre, come i pneumatici di una macchina non sono per sempre, più chilometri si fanno e più questi componenti si usurano, soprattutto se si fanno delle attività che vanno a aumentare l'usura, come lo sport in carico. Ebbene, l'osteotomia ti lascia la tua articolazione di ginocchio, quindi non si va incontro a una necessità di rinnovare la protesi, di sostituire la protesi con una successiva. Ed in genere la sostituzione di una protesi con un'altra protesi è sempre un intervento a perdere per il paziente perché la qualità del secondo intervento non è mai come quella della prima, la terza non è mai come quella della seconda e così via. Come ultimo, quindi, vantaggio è la possibilità che l'osteotomia ti dà di poi in futuro poter fare un intervento effettivamente di protesica. Se hai 55 anni, 50 anni e rispondi ai requisiti di cui io parlavo in un precedente video per poter fare un'osteotomia, puoi avere la speranza di andare avanti a fare la tua vita senza dolore, con una miglioria del quadro clinico generale per almeno magari 7, 8, 9, 10 anni. A quel punto lì, se i sintomi ritorneranno perché comunque il processo artrosico è andato avanti, ebbene si potrà tranquillamente fare un intervento di protesica dopo un intervento di osteotomia nel modo più semplice in assoluto perché la protesica va a sostituire sostanzialmente, va ad assommarsi sostanzialmente all'intervento di osteotomia.
E con questo ultimo punto, diciamo, abbiamo detto tutti quelli che sono i vantaggi reali in un paziente che soffre di artrosi di ginocchio e che si sottopone a un intervento di osteotomia. Come sempre ti invito ad andare sul mio sito www.francescopoggioli.it, dove ho scritto un articolo dedicato a questo argomento che è piuttosto approfondito e che puoi andarti a leggere. Per rimanere sempre aggiornato sui miei futuri video, iscriviti al mio canale e se ti è piaciuto questo video, un like. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.